Ritrovati amici di tuttoandroid.net. In questo video confronto tra OnePlus One e Samsung Galaxy S5. Uno scontro tra top di gamma, ma sul prezzo non c'è praticamente storia. Uno costa praticamente la metà dell'altro, 699 euro per Galaxy S5, 299 per la versione 64 GB per OnePlus One. Quindi OnePlus One che costa praticamente meno della metà del suo rivale S5. È anche più grande, ha anche i suoi difetti, così come S5. Questo confronto è atto e fatto proprio per evidenziarli. Partiamo con le misure: 152,91 mm di altezza per OnePlus One contro 142 per Galaxy S5, 75,9 di larghezza sempre per OnePlus One contro 72,39 e infine 8,13 mm per S5 di spessore contro 8,89 di OnePlus One. Quindi OnePlus One vince praticamente su tutte le misure in una battaglia che non ha praticamente senso, però è sia più largo che più spesso che più lungo. Il display è 5.5 pollici su OnePlus One contro 5.1 pollici su Galaxy S5. La tecnologia è completamente diversa: Super AMOLED per S5 e IPS LCD per OnePlus One. Entrambi 1920 per 1080 la risoluzione, quindi una densità di pixel elevatissima per entrambi. Entrambi i dispositivi sono LTE. Intanto li giro così vi mostro anche il retro. Hanno entrambi i processori di Qualcomm, lo Snapdragon 801, entrambi che girano alla frequenza di 2.5 GHz, quindi quad core. I tagli di memoria sono 16,64 per OnePlus One contro 16,32 per S5. La fotocamera 16 megapixel ISOCELL su S5 e 13 megapixel sensore BSI di Sony su OnePlus One, mentre sul fronte 5 megapixel per OnePlus One e 2 megapixel per S5. Giusto una carrellata di informazioni. Passiamo dunque alle cose un pochettino più pratiche e visibili. Sul retro, cover in plastica per entrambi, mentre però su S5 è un retro gommoso che offre migliora l'impugnatura. Su OnePlus One è una baby skin che è a metà tra la sensazione del Nexus 5 e di una cover liscia che non aumenta più di tanto l'ergonomia. Altoparlante mono su S5 qui sul retro in una posizione un pochettino un po' scomoda, stereo sulla parte inferiore su OnePlus One, stereo che però la stereofonia si perde dato che gli altoparlanti si trovano nella stessa posizione. S5 che è protetto da certificazione IP57, quindi contro acqua e polvere. S5 che ha anche la cover sul retro removibile e con guarnizione per l'appunto per la certificazione contro acqua e polvere. Batteria da 2800 mAh per S5 e 3100 per OnePlus One. Slot micro SD, slot micro SIM, nient'altro, NFC per entrambi ovviamente. Su OnePlus One abbiamo lo slot per la SIM qui sul fianco sinistro e nient'altro. Riguardo i pulsanti, tasto power sul fianco destro per S5, superiormente abbiamo la porta per il jack audio da 3.5 mm, secondo microfono per la menzione del volume di fondo e sensore infrarossi sul fianco sinistro, bilanciere di volume, sulla parte inferiore microfono principale e porta micro USB 3.0. Coperto anche questo da sportellino per sempre per la certificazione contro acqua e polvere. Su OnePlus One invece bilanciere volume sotto allo slot per la micro SIM, sul fianco destro il tasto power, superiormente invece la porta per il jack audio da 3.5 mm e il secondo microfono per la rimozione del mono di fondo. Abbiamo anche un terzo di microfono per la rimozione del mono di fondo o comunque per migliorare la qualità nei video che si trova qui sul retro, mentre invece quello principale è qui sulla parte inferiore. Vado ad accendere i due dispositivi così vediamo i tempi di avvio e completo la parte frontale. Altoparlante sulla parte superiore per entrambi, sensore di luminosità e prossimità per entrambi, sensore di notifica qui sulla parte sinistra su S5, sulla parte se non erro, eccolo qui, sempre su sinistra su OnePlus One. La fotocamera ve l'ho già dettagliata. Pulsanti frontali, back, home e task manager, menu home e back su OnePlus One. Inoltre, come vedete, S5 è anche dotato del sensore biometrico di impronte
per sbloccare il telefono, per fare determinate funzioni. Vado a inserire le pin su OnePlus One intanto. OnePlus che in questo caso si è riavviato, ma che ha adottato la modalità fast boot, ovvero la modalità di freeze in stand by a schermo spento, e quindi permette di accendersi in praticamente 10 secondi. Va ad aumentare la luminosità su entrambi dei display al massimo, qui lo è già e qui manca solo questo. E fatemi controllare, ok, questa la luminosità massima, noterete che è maggiore su S5 perché è un super AMOLED. Sotto al sole comunque si vedono abbastanza bene entrambi, più o meno similmente, li ho confrontati proprio direttamente sotto il sole. Due dispositivi con Android 4.4.2 KitKat, ma come vedete con interfaccia grafica letteralmente diversa. Abbiamo una TouchWiz aggiornata sul Samsung, mentre un'interfaccia Holo di Android classica su OnePlus One. Tiriamo giù la barra delle notifiche, così vediamo anche qui alcune differenze. Quick settings per entrambi, modificabili e quant'altro. In seconda schermata altri quick settings, come potete notare anche qui modificabili in luminosità e posizione, e poi l'accesso alle impostazioni. Anche le impostazioni sono diverse su S5, sono visualizzate in questo modo, ma è possibile anche passare alla modalità elenco o alla modalità schede. Personalmente preferisco quella a griglia, eccolo qui. Mentre su OnePlus One, come vedete, classica interfaccia, come proprio vi dicevo poc'anzi. Una cosa molto interessante di OnePlus One è il fatto di poter personalizzare, come vedete, l'interfaccia in molti modi, sia in funzioni che in temi. Sono disponibili molti pacchetti temi, qua ce ne sono solamente due perché sono quelli che ho installato, ma poi presente l'applicazione Vetrina Temi, eccola qui, dove è possibile scaricarne di aggiuntivi, alcuni a pagamento, altri gratis. E la cosa ancora più bella, ancora più formidabile di OnePlus One è che è possibile farsi un proprio tema, come semplicemente prendendo elementi da vari temi che abbiamo installato, quindi davvero una personalizzazione a 360 gradi. Su S5 invece questo non è possibile, però abbiamo comunque una scheda personalizzazione dove possiamo andare a passare dalla modalità facile, che è una modalità leggermente diversa dalla standard, che presenta un layout della home molto più semplificato in modo da permettere un utilizzo a tutte le persone. Vado a spegnere il display del OnePlus One, se no interagisco con lui anche. E poi abbiamo la possibilità di gestire le impronte digitali, e ancora sotto audio e schermo possibilità di utilizzare le app preferite, che è questo pulsantino da spostare dove vogliamo, che se cliccato ci mostra alcune applicazioni che abbiamo selezionato fra le preferite. Multischermo che va a attivarsi quando teniamo premuto a lungo il tasto back, possibilità quindi di aprire in una schermata due applicazioni contemporaneamente. Ve lo mostro aprendo anche la gallery. Come vedete possiamo utilizzare due applicazioni contemporaneamente. Ancora, sempre su impostazioni, possibilità di andare su schermo e cambiare la modalità dello schermo, passando da dinamica standard professionale a cinema. Una cosa simile è possibile anche su OnePlus One, dove si può modificare il colore dello schermo. Ancora, utilizzo con una mano, ovvero la funzionalità che ora è disattivata, quindi non posso mostrarvelo, che va a ridurre la schermata in modo da utilizzare il telefono semplicemente con una mano sola, interagire ovunque. E ancora altre funzionalità simili che non so dettagliarvi ulteriormente, tranne quelle che troviamo all'interno della barra delle notifiche. S-Finder infatti è un'applicazione, meglio una funzionalità, che ci permette di cercare in tutto il telefono qualcosa. Ad esempio, se cerco internet mi mostra le impostazioni, l'applicazione e quant'altro. E poi abbiamo connessione rapida, che ci consente di collegarci ad altri dispositivi semplicemente con un tap. Riguardo alla connettività invece su OnePlus One, intanto attivo il wifi anche di qua su OnePlus One, cosa posso dirvi? All'interno di altro abbiamo l'NFC, VPN e poco altro, e nient'altro.
Cos'altro c'è? Su display e luci, come dicevo, c'è la possibilità di cambiare il colore dello schermo, come similmente si può fare su S5. Riguardo ancora la possibilità di personalizzazione, è possibile portare i tasti soft touch a schermo. Ve lo mostro andando su pulsanti e attivando la barra di navigazione a schermo, così come è sui Nexus. I tasti qua sono leggermente retroilluminati, mentre su S5 si vede già molto di più, si vedono già molto di più i tasti retroilluminati. Ancora, continuiamo con il confronto, lo facciamo sempre con il display, aprendo su entrambi i dispositivi le nostre classiche immagini di test. Vediamo se riesco a trovarle. Pa, 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 eccole qui. E le apriamo anche su OnePlus One all'interno dell'applicazione Galleria, che è leggermente diversa da quella di Android classico. Vediamo un po' chi si comporta meglio, sarà uno scontro ad armi opposte. Allora, qui abbiamo il bianco, come vedete molto molto più realistico su OnePlus One perché è un LCD, il S5 tende un po' a spararli. Poi il nero, che è buono su entrambi. Galaxy S5 per riprodurre il nero spegne i pixel, però sembra che una cosa molto simile lo faccia anche OnePlus One, anche se non può farlo indicativamente, quindi la qualità è molto elevata su entrambi i dispositivi. Passiamo alle tinte unite. Devo fare un po' di giochi perché sono un po' messi in ordine diverso. Passiamo alla foto del gatto. Si vede benissimo in entrambi i dispositivi. Qua si vede molto molto chiaramente la differenza di bianchi. E poi, tavolozzo di colori, la prova di definizione, elevata definizione per entrambi i dispositivi, quindi si legge il prova anche ultimo. Il contrasto, si nota molto il bianco. A proposito di contrasti, andiamo su questa foto e, come vedete, due display, come dicevo, ad armi opposte, ma che si comportano entrambi in modo praticamente eccelsa. Andiamo avanti. Sulla parte browser vado a caricare il nostro sito. Utilizzo Chrome anche di qua, così da fare un paragone più concreto. Scusate se esco, ma è giusto per essere più agile. Ok, su entrambe le modalità classica vado ad aprire su entrambe le modalità desktop. Sono sotto lo stesso wifi, quindi più o meno impiegheranno lo stesso tempo a caricare, e infatti, come vedete, hanno completato nello stesso momento. Facciamo un po' di scroll, doppio tap, scroll ancora, pinch. Ok, facciamo prima su uno, poi sull'altro, così da... Qui vabbè, ho caricato il sito, ho caricato un'altra pagina. Su S5, come vedete, si comporta molto molto bene, pan, senza problemi. Idem di là, anche il pinch to zoom. Carichiamo ora il sito di The Verge. Pa, 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 eccoci qua. Anche qui li carichiamo contemporaneamente, così da fare una prova di velocità e vediamo chi completa per primo. Anche qui, contemporaneamente, facciamo uno scroll, doppio tap, ancora doppio tap, un pochettino più dormiente, anzi no, era qualche problemino. Su S5 facciamo un po' di pan. Ok, molto molto bene. Pin shout, e anche qui molto molto bene. Esperienza di navigazione perfetta, direi, su entrambi i device. Riguardo i video, già che abbiamo usato le foto, anche i video, riguardo i video si vedono tutti i video, MP4, 1080p, MKV, DVX, quindi non so nemmeno a mostrarvelo. Ancora, riguardo la personalizzazione dell'interfaccia, è possibile fare... Scusate, è possibile cambiare la home predefinita, impostare widget, sfondi vari e quant'altro. Riguardo la lock screen, qua abbiamo una lock screen differente perché qui,
quella di OnePlus, qui quella di Galaxy S5, che in questo momento ho impostato con lo sblocco con l'impronta digitale. Su OnePlus One invece abbiamo questa fascia azzurra che presenta anche icone o animazioni quando si svolgono determinate funzioni, ad esempio quando si ascolta la musica fa un'animazione per l'appunto della musica. Una cosa che non ho detto è che su Galaxy S5 abbiamo anche il sensore di impronte, il sensore per il rilevamento del battito cardiaco, che ci permette di utilizzare, o meglio di aggiungere informazioni oltre a quelle che già tracciamo all'interno dell'applicazione S-Health, che è un'applicazione per la salute, cosa che manca su OnePlus One, così come tutta la suite di Galaxy, mentre le applicazioni di Google sono presenti su entrambi. Infatti Galaxy S5 ha qualche applicazione in più, tipo una per controllare la televisione o comunque dispositivi attraverso la porta infrarossi e altre varie funzionalità che non so elencarvi. Trovate comunque la recensione qui di Galaxy S5 e qui di OnePlus One. Bene, a questo punto direi di parlarvi anche di giochi. Ho installato Real Racing 3 su entrambi i device, nella recensione lo vedrete in azione. Si comporta in modo praticamente perfetto, con una leggera perdita di frame su OnePlus One, mentre su Galaxy 5 ha una perdita di frame un pochettino più sostenuta, quindi l'esperienza di gioco è migliore su quel gioco su OnePlus One. Questo perché secondo me e Galaxy 5, come al solito, è stato riempito di funzionalità che probabilmente poco utilizzeremo durante l'utilizzo dello smartphone, e che è andato un po' ad appesantire appunto l'interfaccia e il sistema operativo. Entrambi Android KitKat ve l'ho già riferito, ma ve lo mostro anche all'interno delle impostazioni, così da appunto da mostrarvelo. Questo è un piccolo problemino dell'S5, dell'unica S5. Ok, qua vedete 4.4.2 4.4.2. Riguardo il segnale, riguardo la parte telefonica e messaggistica, faccio partire la chiamata su S5 al classico 139 e vediamo un po' la qualità dell'audio in capsula. Benvenuto in 3. Questa chiamata è gratuita se chiama da numero 3. Proviamo anche il via voce. Se è già cliente 3 Business e vuole parlare con uno. Esco e vediamo su OnePlus One. Apro il dialer 139 e vediamo anche qui come si comporta. Chiamata è gratuita si chiama da numero 3. Vediamo anche in altoparlante. Home Italia. Se è già cliente 3 Business e vuole parlare con un operatore di... Allora, riguardo la parte dell'audio in capsula, direi che è migliore su S5, è più forte, e su OnePlus One era decisamente inferiore con la prima versione software, questo è migliorato decisamente. Poi invece riguardo alla parte in audio stereo, è decisamente migliore su OnePlus One grazie ai due altoparlanti. Ancora è possibile accendere l'intuitivo OnePlus One con un doppio tap sullo schermo o avviare funzionalità eseguendo gesture sempre sullo schermo a schermo spento, quindi possiamo fare ad esempio un cerchio per aprire la fotocamera direttamente oppure un trascinamento a due dita per avviare direttamente la musica. Riguardo alla batteria, poi abbiamo, come dicevo, 3100 mAh su OnePlus One, 2008 su Galaxy S5. Li ho utilizzati insieme proprio per testare più a fondo questi due smartphone e ho notato che la durata è più o meno simile, quindi su entrambi i dispositivi sono riuscito a raggiungere sera tranquillamente e anche di più, con circa 2 ore e mezza, 3 di display, e invece a ritmo pieno riescono ad arrivare anche 4 ore e mezza, forse 5, ma già più a fatica. Quindi sul piano della batteria sono molto molto simili, pur avendo caratteristiche dimensionali diverse, soprattutto del display. Qual è il migliore? Allora, questa qui è una domanda che ci avete posto in tanti. Nella conclusione lo confronto anche a Nexus 5 per mostrare le dimensioni praticamente diverse di entrambi. Anche qui abbiamo un LCD IPS. Sono due telefoni molto molto grandi. OnePlus One lo è di più perché ha circa 0.4 pollici in più di display. Gli spazi non sono contenuti,
Nexus 5 era già molto più maneggevole. Insomma, due dispositivi molto molto interessanti, i prezzi sono diametralmente opposti, 699 per S5, 299 massimo per OnePlus One. Perché c'è questo dislivello? Uno, perché OnePlus One vuole fare sicuramente concorrenza sul prezzo; due, perché OnePlus One non deve lavorare sulla parte software e quindi su una buona fetta di ricerca e sviluppo non deve investire, mentre Samsung investe molto già di più in ricerca e sviluppo anche per la sua interfaccia TouchWiz, anche se a molti potrebbe non piacere. Insomma, due top di gamma, se le dimensioni non sono troppo un problema, OnePlus One è sicuramente il migliore. Per questo confronto direi che è tutto. Un saluto da Michael per tuttoandroid.net.